Quarto quesito riguarda il vandalismo. Il fenomeno dei giovani vandali che distruggono il patrimonio collettivo è molto diffuso e sentito a Termoli. Come pensi sia giusto affrontarlo? Adottando misure di controllo come la videosorveglianza oppure puntando all'educazione e al senso civico? Insomma, meglio reprimere o prevenire? Numerosi sono stati gli episodi di vandalismo registrati in questi ultimi mesi dalla cronaca locale. Quale potrebbe essere a tuo avviso un modo per educare i giovani al rispetto? Rispondono Massimo De Leo, 28 anni, candidato nella lista dell'Italia dei Valori per Filippo Monaco, sindaco, e Marco Di Fabio, 18 anni, candidato nella lista civica per il bene comune per Antonio Fasciano, sindaco. Sicuramente penso che reprimere non sia un modo utile per aiutare i giovani. I giovani vanno aiutati attraverso la coeducazione, la corresponsabilità che parte dalle famiglie in primis e poi sostanzialmente si somma a quello che è appunto l'educazione attraverso la scuola, attraverso il mondo dell'associazionismo, che anche qui deve prendere, diciamo, tra virgolette, per mano i nostri giovani e li deve in qualche modo corresponsabilizzare e coeducare rispetto al senso civico per la nostra città. La nostra città ha bisogno poi sostanzialmente, anche per cambiare un poco questo fenomeno, che assolutamente deve essere, cioè, ci deve essere un'inversione di tendenza, per cui bisogna agire poi sulle strutture, investire sulle associazioni, renderle parte integrante della vita sociale e dei quartieri di Termoli e sostanzialmente offrire anche un panorama migliore a quello che è appunto legato all'arredo urbano, perché fa tanto l'arredo urbano in una città, proprio per educare e responsabilizzare i nostri giovani a non commettere queste azioni. Insomma, sostanzialmente, vivendo in un ambiente migliore, sicuramente le persone possono migliorare e rendere, come dire, più fruibile il bene pubblico. Allora, niente, secondo me una buona amministrazione non può fare altro che reprimere, ovvero adottare la videosorveglianza, per il semplice fatto che l'educazione, a mio avviso, la può dare solo la famiglia. E che poi anche la videosorveglianza non significa del tutto reprimere, perché comunque ci sono difficoltà che portano a riconoscere il vandalo nell'atto in cui sta facendo. Per quanto mi riguarda, sono stato qualche settimana fa al parco, dove c'è stato un episodio abbastanza critico, ovvero la triste realtà del Teatro Verde, dove c'erano bambini che giocavano con la bomba dell'acqua e dove c'era esposto comunque l'impianto di rete elettrica accessibile, che sappiamo che problemi può dare poi comunque quando viene in contatto con l'acqua. Ci sono i bagni che lì sono aperti, accessibili a tutti, i vetri per terra, rotti, e mi sono divertito un po' con i miei amici a fare delle foto, con cui peraltro sono state pubblicate anche sul vostro sito. E per questo ripeto, più che altro far rendere conto ai giovani di cosa, i giovani vandali, di quello che stanno combinando. E però più di tanto penso che sia la famiglia ad educare i giovani al rispetto della nostra realtà termolese.